Sono onorato di essere in questa bellissima città e in questo contesto veramente magnifico. È vero, stiamo imparando giorno dopo giorno ne sappiamo di più. Aspettiamo i dati che Israele produrrà, io credo, in tempi molto brevi. Quello che già fin d'ora sappiamo è che la terza dose potenzia la risposta immunitaria e quindi la protezione. Se ci sarà la necessità, così hanno detto le aziende che li producono, i vaccini potranno essere pronti in qualche mese, aggiornati alle varianti, e quindi è possibile, anche se non ancora certo, che ci possa essere nel 2022 un eventuale nuovo richiamo con i vaccini che sono aggiornati. In sostanza dobbiamo convivere. Io credo che per ancora un certo periodo dovremmo convivere, è sempre molto difficile fare delle previsioni, per questo motivo noi stiamo al chiuso con la mascherina, ma anche all'aperto forse dovremmo utilizzarla in questo periodo che è prossimo alle festività natalizie, quindi l'uso intelligente dei mezzi di prevenzione, quindi uso della mascherina, evitare gli assembramenti e al tempo stesso fare il vaccino a chi ancora non l'ha fatto, e purtroppo ci sono ancora milioni di italiani che non l'hanno fatto, e avere la terza dose per tutti, e io credo che sia importante. Non cito l'età pediatrica perché sicuramente sarà un'ulteriore sfida quella della vaccinazione dei più piccoli. Ecco, per chiudere, paragonando un po' lo scenario dello scorso anno, quando non c'erano i vaccini, a quest'anno cosa è cambiato? Sicuramente i dati sulla mortalità, sui ricoveri e sui contagiati. Sicuramente sì, non possiamo comparare questa ondata alle precedenti ondate, perché con questa, nonostante abbiamo una variante, la Delta, che è molto più trasmissibile, abbiamo un aumento delle infezioni che peraltro è contenuto e che in qualche modo era dovuto al fatto che ci viviamo di più al chiuso, e anche però non c'è l'aumento consensuale in termini di impatto su terapie intensive e ospedali, anche se nell'ultimo periodo stanno aumentando. È chiaro che quello che ha cambiato le regole del gioco sono i vaccini. I vaccini hanno consentito di poter guardare a questa ondata in modo molto meno grave delle precedenti, e una ragione di più per vaccinare chi ancora non è stato vaccinato.